L'Eligere Fraschini S.p.A. nasce nel 1946 con mio nonno come produttore di modelli di fonderia. Lavoravamo al legno e sulla strada dove l'azienda è nata c'erano molte fonderie che erano nostri clienti ed è per quello che alla fine il nonno si è messo ad aprire attività e a supportare in questo lavoro. Purtroppo poi mio nonno è mancato presto e mio padre e mio zio hanno preso l'azienda in mano da giovani e hanno subito quello che è stato lo sviluppo tecnologico dell'epoca. Quindi con la nascita delle macchine utensili sono passati a fare il lavoro che facevano a mano, a farlo tramite un macchinario. Quindi l'azienda si è spostata da semplice realizzatore di attrezzature a anche offrire un servizio di disegnazione di attrezzature e questo ci ha portato a stringere collaborazioni molto strette con dei clienti chiave in diversi settori. Una delle grosse fortune che ha avuto la nostra azienda è quella di essere situata a Legnano. Legnano si trova a metà tra Milano e Varese ed è in un comprensorio dove ci sono e c'erano aziende molto importanti, per cui una delle grosse fortune che abbiamo avuto nella nostra vita è quella di avere un know-how aziendale che partiva dal mondo dell'aeronautica al mondo dell'automotive, avendo Aermacchi, Augusta e Alfa Romeo a Milano. Siamo sempre stati focalizzati su prodotti di nicchia, quindi dove la spinta della tecnologia che arrivava nel mercato era messa da subito e il materiale composito chiaramente quando è arrivato è stato una rivoluzione che ci ha portato poi negli anni 2000 a introdurre anche la produzione di materiale composito. Attualmente in azienda è entrata la terza generazione, che è composta da me, mio fratello Tommaso e mia cugina Silvia. Stiamo, diciamo, cercando di imparare dalle figure di riferimento che sono i nostri genitori per portare avanti l'azienda del domani. Tommaso è con noi da un anno, lui ha fatto ingegneria gestionale. Quando è entrato in azienda, sia io che mio fratello gli abbiamo detto: arrangiati, questo è il prodotto che noi dovremo fare, cercate di fare il vostro meglio. Nel momento in cui sono entrato in azienda è stato anche il momento in cui abbiamo iniziato ad analizzare quelle che potevano essere le macchine utensili e le macchine a controllo numerico che avremmo inserito nel sito produttivo seriale. La scelta è ricaduta su Belotti in quanto abbiamo verificato quelle che erano le caratteristiche principali delle loro macchine, quindi tolleranza di lavorazione, ripetibilità di queste tolleranze di lavorazione, volumi di lavoro in linea con quello che serviva a noi, tempi di consegna e anche costi. Tempi di consegna soprattutto perché poi Belotti è un'azienda che si trova geograficamente vicina a noi, quindi nel caso in cui avessimo avuto necessità di assistenza l'intervento di Belotti sarebbe stato rapido. Quindi abbiamo iniziato una stretta collaborazione con Belotti che ci ha permesso di trovare delle nuove tecnologie, dei nuovi metodi per poter lavorare i nostri particolari in un modo efficiente, in un modo affidabile e soprattutto ripetitivo. Abbiamo abbattuto i tempi del 30% rispetto a quello che avevamo preventivato. Quindi è stato fatto un grosso lavoro di ingegnerizzazione sul prodotto della macchina utensile, cioè è stata customizzata per arrivare ad avere un timing di riferimento veramente importante. Oggi lavoriamo per settori che si occupano più di oggetti legati al mondo delle corse, al mondo del racing. Le sfide che ci mettono sul tavolo i nostri clienti è quello di cercare di spingerci sempre a un livello più alto di qualità. Di recente abbiamo installato due nuove macchine utensili, un MDL e un FLA, dedicate a una produzione seriale. Sono delle macchine utensili pensate apposta per noi, customizzate sulle nostre esigenze, a ultima, diciamo, tecnologia, e saranno di supporto per le produzioni future.